Ciao a te, bentornato su Persona 3 Reload. Oh mio Dio, scappati, sono allineati molti libri tecnici dell'area complicata. L'area complicata, chissà chi li ha messi qui. In effetti, perché poi in una teca? Ok, quindi ho il sentore. Se il mio sentore è giusto, che oggi si ballerà. Prima però devo fare cacca. Solamente ogni volta che vedo i ciliegie in fiore, ma per favore. Capito, la tua mente però potrebbe tranquillamente vagare da un'altra parte. Ok, la mia stanza. Wow, corridoio del secondo piano, terzo piano, quarto piano, corridoio. Anche i caricamenti sono abbastanza veloci. La mia stanza. TV qua, sono stanco, guarderò la TV un'altra volta. Le mie appese al muro, non sembrano esserci scritti impegni particolari per ora. Wow, allora andiamo al lettuccio. Dovrei andare a letto. Tutu. Che c'è? Si è addormentato in piedi. Sono senza forze. Sarà perché non sono ancora abituato a vivere qui. No, ma sarà anche perché in 3-4 giorni hai visto l'impossibile d'oltre. Che succede? Ah, chi era quell'anziano del sogno della scorsa notte? Perché c'hai la chiave di velluto in tasca? E cos'era quel discorso sul contratto? Chi era l'anziano? Chi era il bambino? Che cosa ci facevano quelle bare? Ah, niente, non te l'ho domandato. Wow. E l'ora buia torna. How is he? Shuji. Come sta? Looks like he's a little worn out. He went to bed without changing out of his uniform. Sembra abbastanza esausto, è andato a dormire senza nemmeno togliersi l'uniforme. Addirittura. Other than that, nothing has changed since last night. A parte questo, dalla scorsa notte non è cambiato niente. Very interesting. Molto interessante. Even those who have the potential tend to be unstable at first. Anche chi ha il potenziale all'inizio tende a essere instabile. Memory loss, disorientation. Perdita di memoria, disorientamento. This subject is rather unique. He hasn't exhibited any of the common symptoms. Questo soggetto è particolare, non ha mostrato alcun sintomo comune. Quindi, non solo resisto all'ora buia, non solo sono uno dei soggetti particolari, ma in più non ho mostrato nessun sintomo relativo alla mia particolarità. But we're treating him like a guinea pig. Ma lo stiamo trattando come una cavia. A guinea pig. Oh, don't look at it like that. The two of you are classmates, right? Ah, non vederlo in quel modo. Voi due siete compagni di classe, no? Consider it an opportunity to have someone. Considera un'occasione di avere un coetaneo qui con te. Tra l'altro, come diavolo sto dormendo? In alto a sinistra. Sono tutto storto. Besides, we need all the help we can get. E poi ci serve tutto l'aiuto possibile. I guess that's true. Sì, forse still... è vero, però. Wow. Che succede? Command room speaking. Qui sala di comando. Addirittura che siete un'organizzazione militare. E perché? Ora che la guardo bene. Perché Yukari c'ha una fascia rossa sul braccio sinistro? Akihiko, what's wrong? Akihiko, che succede? You're not gonna believe it. This thing is huge. Non ci crederete mai, questo affare è enorme. Sfortunatamente al momento mi sta inseguendo. Chi ti sta inseguendo? Sono quasi arrivato lì, volevo solo avvisarvi prima. Intende dire che porta quell'affare qui?
Akiko, sei pirla. Mr. Chairman. Presidente. That's enough observation for now. We need to prepare for combat. Per ora abbiamo osservato abbastanza, prepariamoci alla battaglia. Right. Be careful. Giusto, fate attenzione. Quindi, ricapitoliamo un po' il tutto. Shuji sembra essere a capo di questa organizzazione di ragazzi svegli durante l'ora buia e impegnati a contrastare il male che per ora sta affliggendo la gente? Credo. E io sono la cavia di laboratorio in attesa di capire se posso fare parte o meno della squadra? Akiko! Che succede, Akiko? Au! I'm all right. Sto bene. Non stai bene per niente. Ready to be surprised. It'll be here any second. Preparatevi una sorpresa, sarà qui da un momento all'altro. This is no time to joke around. Non è il momento di scherzare. Is one of them, Sanada-kun? È uno di loro, Sanada-kun? Uno di loro chi? Yeah, but not an ordinary one. Sì, ma non uno qualunque. Non una qualunque. Buongiorno. Questa musica. Ah. What was that? You've gotta be kidding me. Che cos'era? Ma stiamo scherzando. Mr. Chairman, please head for the command room. Presidente, presto, alla sala di comando. Go upstairs and wake him up, then escape out the back. Takeba-kun, vai di sopra e sveglielo, poi scappate dal retro. But what about you two? E voi due che fate? We'll stop it here. La fermiamo qui. Ma cos'è che fermate voi? You're the one who led it to us, Akihiko, so I'm going to have you fight. Sei tu che l'hai portata qui, Akiko, quindi temo che dovrai lottare. Minchia. It's not like I asked it to follow me. Non le ho mica chiesto io di seguirmi. What are you waiting for, Takeba? Go! Che stai aspettando, Takeba? Vai! Ok! Allora, Yukari sta venendo a svegliarmi, quindi. Un forte rumore mi ha svegliato. Forse dovrei controllare cosa succede fuori. Svegliati! Scusa, sto entrando. Non c'è tempo per spiegare, dobbiamo andarcene di qui subito. Ok, quindi un secondo soltanto. Tanto per spiegarvi meglio, Yukari è una recluta alla fine. Così come io non faccio parte della squadra per nulla. D'accordo. Presto, al primo piano, ce ne andremo dal retro. Oh, aspetta. Tieni, non si sa mai. Una spada corta che entra nel palmo della mia mano. Una spada corta. Ok, let's go. Ok, andiamo. Ok, ora dovremmo essere al sicuro. Al sicuro da cosa? Takeba, do you read me? Takeba, mi ricevi? Eh? Yes, I hear you. Sì, ti sento, ma non ha delle cuffie. Be careful. There appears to be more than one enemy. Fate attenzione, c'è più di un nemico. Quello principale è nascosto da qualche parte lì vicino. What? Cosa? Ritiriamoci, non credo sia il caso di uscire da quella porta. Che facciamo? È l'ingresso principale. Andiamo di sopra per ora. Dobbiamo raggiungere un posto sicuro. Wow, adesso sono al comando. Dove stai andando? Fuori non è più sicuro. Ok. Va bene, scappiamo di sopra. Sbrighiamo, buona idea cosa che ho avuto io l'idea. Wow. Si avvicina.
gonna be okay. Devo calmarmi, andrà tutto bene. Alla fine sono io che sto calmando te, Yukari. Getting to safety is our priority now. La priorità è mettersi al sicuro. Wow, però. Wow. Questo Yukari mi aspetta fuori, eh. Ora sono completamente sveglio, inutile andare a dormire. Forza, muoviamoci. Sorry. Scusami, so che è una cosa improvvisa che stavi dormendo. Prometto che spiegherò tutto dopo. Ci mancherebbe, ciccia, ci mancherebbe. Andiamo nella tua stanza. Stanza di Mitsuru. Chissà che sta farendo Kirija e comunque non... Ok. Se ce ne sarà bisogno, io... Scusa, non è nulla. Sbrighiamoci e continuiamo. Adesso dobbiamo salire ancora. Cioè, il gioco mi sta chiaramente dicendo: vuoi salire o no? Cos'è stato? Non dirmi che è dentro. Si avvicina. Muoviamoci veloce. Giusto, se usciamo da lì. Il tetto. Più. Ho chiuso la porta, dovremmo essere al sicuro per ora. Tu sei di un'intelligenza disarmante, Yukari. Perché se qualcuno è fuori che vi ha seguito da fuori, e se ce ne sono altre, se voi vi chiudete fuori, è più facile che vi trovino. E infatti... Oh mio Dio. Wow. Oh mio Dio. That's it. One of the monsters that attacked us. It's a shadow. È un'ombra. Magari che stai facendo? FES. Vabbè, care cose, Yukari. Oh, caspita. Io non rappresento una sfida, ma Yukari forse sì. It's here. Wait. Perché c'è una pistola per terra? Ma non sono soltanto Orfeo. Ah.
risvegliato la mia persona! Ho risvegliato la mia persona! What on earth was that? Ma che accidenti era? E Orfeo se ne va. Is it over? Finita? Spero di sì, Yukari. Non ancora. Ah! No! Get away from me! No, non avvicinarti. Devo proteggerla. E comincia la prima battaglia. Queste ombre si sono separate da quell'altra. Wow. Mio Dio, no, non ce la posso fare. Non ce la posso fare. Ho avuto un attacco di brivido. Ok, quindi adesso bersaglio. Oh mio Dio. Maya codarda. Aghi. Danno da fuoco leggero a un nemico. Dato statistiche della persona. Poeta del mito greco, abilissimo con la lira. Tanto tentò di salvare sua moglie da Ade, ma lei scomparve quando lui si voltò poco prima di giungere in superficie. No, poverino. Ok, attacco. Allora, intanto facciamo un attacco normale. Mio Dio. C'è ancora Yukari a terra. Oh, 11. Come osate? Wow! Oh mio Dio, bellissimo. Voglio rivederlo. I mostri sono spariti. Io c'ho il potere del fuoco evocato da una mia persona. Qualche giorno prima ho incontrato un vecchio in un sogno che mi ha dato una chiave di velluto per aprire una porta immaginaria. Ovviamente prima ancora ho incontrato un ragazzino che è svanito nel nulla e mi ha fatto firmare un contratto. E prima ancora ho visto la nuvola, sì, mezzanotte, l'ora buia, le bare. Benvenuti in Giappone, perché no? I mostri sono spariti. E sono morto. Are you okay? Stai bene? Oh, come on. Forza. Can you hear me? Mi senti? Oh, say something. Di qualcosa. Wow, e torniamo nella stanza di velluto. It's so good to see you again. È bello rivederti, anche per me lo stesso, Igor. You lost consciousness after awakening to your power. Hai perso i sensi dopo che il tuo potere si è risvegliato. Ooh, I see that it was Orpheus who heeded your call. Very interesting. Vedo che è stato Orfeo a rispondere alla tua chiamata. Molto interessante. That was the power of persona. The manifestation of your psyche. Quello era il potere di una persona, la manifestazione della tua psiche. Persona? A persona is a facet of your personality that surfaces as you react. Una persona è un aspetto della personalità che emerge quando reagisci a stimoli esterni. You can think of it as a mask. That protects you as you brave many hardships. Immaginala come una maschera che ti protegge dalle difficoltà della vita. Maschera? The power of a persona is the power of one's soul.
and the soul is fueled by the depth of one's il potere di una persona è il potere della tua anima, e l'anima alimentata dall'intensità dei legami che crei. As you form these bonds by becoming involved with others, your own social links will gradually develop. Formando legami tramite le relazioni con gli altri, le tue affinità sociali si svilupperanno gradualmente. The strength of these social links will foster the growth of your persona ability. La forza delle tue affinità sociali favorirà la crescita delle abilità della persona. Please remember this. Tienilo bene a mente. Now then, ora. Time marches on in your world. Nel tuo mondo il tempo avanza. Non voglio trattenerti oltre. Quando ci rivedremo, verrai qui di tua spontanea volontà. Fino ad allora, arrivederci. Oh mio Dio. E ho dormito per 10 giorni? Di più? La mia mente si schiarisce. C'è qualcuno accanto a me. You're awake. Ti sei svegliato. How do you feel? Come ti senti? Dove mi trovo? Thank goodness you finally woke up. Grazie al cielo, finalmente hai aperto gli occhi. Oh, this is Tatsumi Memorial Hospital. It's just a short walk from the station. Siamo all'ospedale Tatsumi Memorial, non è lontano dalla stazione. The doctor couldn't find anything wrong. He said you were just exhausted. Il dottore non ha trovato nulla che non va, ha detto che eri solo esausto. Prendi di te tutte queste informazioni in 3 giorni. Hey, Hey, I'm sorry I wasn't helpful at all back there. Mi dispiace, non sono stata per niente d'aiuto. But wow, that power of yours was really something. Il tuo potere era davvero incredibile, interessante. Che ho fatto? Chi sono? Cos'erano quei mostri? You mean the shadows? E chi altri? They're what we're fighting against. Sono quello contro cui lottiamo. Ah, ok. And that power you used, we call it persona. Il potere che hai usato lo chiamiamo persona. Don't worry, we'll explain everything later. I'm sorry I didn't tell you before. Dopo ti spiegheremo tutto, te lo giuro, promessissimo. Scusa se non te l'ho detto prima. I wanted to tell you something. Volevo dirti una cosa. Per favore, altre cose, ti prego, lasciami in pace. O crollo di nuovo in coma esausto. In un certo senso so come ti senti. Che intendi dire? My dad died in an accident when I was little. Mio padre morì in un incidente quando ero piccolo. No, mi dispiace. Exactly on good terms. Ecco, mia madre non vado proprio d'accordo. You're all alone too, aren't you? Anche tu non hai nessuno, giusto? To be honest, I already heard about your past. A dire il vero, conosco già il tuo passato. Grazie. Ma non mi sembrava giusto, quindi volevo che tu conoscessi il mio. This was a while ago, but è passato diverso tempo, ma there was a big explosion in the area. Ci fu una grossa esplosione nella zona. Supposedly my dad died in the blast, but nobody really knows what happened. A quanto pare mio padre morì nell'esplosione, ma nessuno sa davvero cosa sia accaduto. Ok. Quello che stai cercando di dirmi è che lo scopriremo più tardi. Comunque sì, mi dispiace. A quel tempo lavorava in un laboratorio del gruppo Kirijo. E di nuovo Kirijo. A Mitsuru non ne sa niente. Quindi spero che andando avanti scoprirò qualcosa in più. That's why I'm going to Gekukan High. And why I was there when this happened to you. Per questo frequento il liceo Gekkoukan ed ero presente quando ti è capitato tutto questo. Not that I was much help. I kind of panicked.
That was my first time facing them too. Ma sono stata inutile, ero in preda al panico, anche per me era la prima volta contro le ombre. Ah, quindi tu sei a tutti gli effetti una novellina. Non hai mai affrontato le ombre. Sorry. You wouldn't have to go through all this if I weren't such a coward. Scusami, non fosse stato per la mia vigliaccheria non ti sarebbe successo nulla. Ah, non è colpa tua. Thanks. Grazie. Sorry for telling you all this the minute you opened your eyes. Scusa se ti dico tutto questo un attimo dopo che hai aperto gli occhi. Tranquilla. Di nuovo in coma. Boop. While I was waiting, I thought to myself. Mentre aspettavo, pensavo. I've been hiding so many things from him. As soon as he wakes up, I'll tell him the truth. Mi sto nascondendo troppe cose. Non appena si sveglierà, gli dirò la verità. So thanks for listening. I've been wanting to share that story with someone. Grazie per avermi ascoltato. Era da tanto che volevo condividere la mia storia con qualcuno. All right, I'm gonna get going. Okay. I'll let the others know you're okay. Però gli altri che sta bene, ok. They said you could leave once you regain consciousness, so I think you're free to go home. Capito? Oh, rilassati un secondo, fammi prendere conoscenza del mondo esterno. Sono stato in coma per 13 giorni. No, 8, 10, quello che è, insomma. See you. Ci vediamo. Dopo scuola, sera. Oh, bentornato, sono davvero sollevata che tu sia uscito dall'ospedale. Io sono davvero sollevato che mi avete mandato in ospedale soltanto con una borsetta contenente probabilmente, e spero di sì, un asciugamano. Non esagerare, mi raccomando. Vuoi riposarti? Tranquillo, ora la tua stanza è sicura. A gratis proprio. Ok, ciccia, devi dirmi niente. Kirijo Senpai dice che oggi farà tardi. Credo che stia organizzando dei documenti per te. Cosa? Ehi, cerca di non strafare a scuola domani, ok? Ok. Ma non capisco. Io sono scemo. Sì, ho capito. Qua non c'è nulla da fare. Qui, scusa, devo andare in bagno. Non ti prego, non parlarmi di ciliegi. Non pensare ai ciliegi. Ai ciliegi! Aspetta che sei po' malato, fissatissimo con i ciliegi, tuo figlio mio. Dunque, in questo caso, beh, quanto è sera? Già! No, ancora no. Ovviamente no. Ma se provassi a uscire? Ehi, dovessi stare a letto, non voglio che esageri, perché per oggi non smettiamo? No. Ok. Akiko, tu sei qua visto che non ho avuto proprio modo di parlarti? No, pare che non ci sia nessuno dentro. Ma già, anche Mitsuru hanno detto che è fuori. Qua ovviamente non c'è nessuno. Cosa ci sarà in quella stanza? Posso andare sul tetto io? Ok. Si aprite e chiudere. Ok. Ok, torniamo nella mia stanza. E prepariamoci per riposare malissimo in questi giorni che sono stati tremendi. Tanto sono ancora felice di avere 3000 yen. Ora non sono liberissimo di poter fare quello che voglio. Ok, andiamo a riposare.
sabato di... sì, 18. No. Ehi, Lido, un po' che non ci si vede. Come va? Avevi mal di pancia o qualcosa del genere? Comunque, devo dirti una cosa. E cosa, Junpei? Cosa è successo? Anzi... oh, aspetta, meglio se tengo la bocca chiusa. Mi spiace, fai finta di non aver sentito. Ma come? Jeez. Accidenti, oggi sprizzi energie da tutti i pori. Ti sentivo fin dall'altra parte della classe. Siete venuti a scuola separatamente anche se vivete nello stesso dormitorio? Are you stupid or something? Ho sentito abbastanza. Ad ogni modo, Yuki-kun, ti senti meglio? Scusami se ti incalzo anche se sei appena guarito. Ma oggi il presidente vuole parlarti. Oh, ho capito. Dopo la scuola raggiungi il dormitorio e vieni al quarto piano. Non dimenticarlo, ok? Aspetta, perché il presidente ti ha convocato? Che cavolo hai fatto? It's not like that. Niente di grave. Forza, se restiamo qui a chiacchierare faremo tardi. Ok. Pomeriggio. Can we call it a day? Il professor Ono! Basta con i mammut, per me non sono niente di che, sono solo elefanti enormi. E così abbiamo concluso l'età della pietra, sì, sono stufo di queste lezioni sui fossili. Preferirei parlare dell'era Sengoku. La storia giapponese diventa entusiasmante solo allora. Ma vi pagano per insegnarvi tutta la storia, quindi proseguiamo. È duro essere adulti. Senti, devi togliere il casco, professore. Ora tocca al periodo Jomon. Ma quando è che salteranno fuori i samurai? Ma devi smettere, professore. Farò solo una domanda a casa e poi finiremo. Yuki-kun, no! I luoghi in cui la gente scaricava i propri rifiuti durante il periodo Jomon. Come si chiamava? Ma che cavolo ne vuoi che ne sappia? Scaricavo i propri rifiuti. Kaizuka e Tuguri non ho idea di che siano. Boh. Cimiteri? Toad looks so glum. A che serve insegnarvi se poi sbagliate le risposte più semplici? Che ne so io? La risposta giusta è Kaizuka. Al tempo venivano usati per disfarsi di ogni genere di cosa, anche escrementi. Beh, direi che alla fine non è così importante. Voglio arrivare all'epoca della katana, tutto il resto è così noioso. La risposta era sbagliata. Dopo scuola. Hey. Senti. Wanna walk home together? Torniamo a casa insieme? Ma certo, gioia mia, certo. Potrebbero nascere dei pettegolezzi. Huh? Eh? Come on, there's no need to put on a brave face. Dai, non devi mostrarti coraggioso a tutti i costi. What if you pass out again on the way home? Chi ci dice che non sverrai di nuovo mentre torni a casa? You're responsible for that, you know? Let me make it up to you. Mi sento responsabile, capisci? Voglio farmi perdonare. Come on, let's go. Forza, andiamo. E siamo al dormitorio. A casa, sani e salvi. Tutto qua. I'm glad you're feeling okay now. Well, I guess I'll head up first. Ok, mi fa piacere che tu stia bene adesso. Beh, allora salgo io per prima. Like I said this morning, meet me on the fourth floor. The chairman should be waiting for us. Come ti ho detto stamattina, vediamoci al quarto piano. Il presidente dovrebbe già essere lì. Ok. Scusa, cos'è quella cosa che brilla sul mio letto? Frammento del crepuscolo?
non ho mai visto niente del genere, dovrei tenerlo per il momento. Ma... Che... Ah, perché? Frammento del crepuscolo. Mi hanno detto di andare al quarto piano, sa. Ok, quindi andiamo al quarto piano. Oh. Ah, ecco di qua. Ciao. Hey. Dai, ti stanno aspettando dentro. Ah, there you are. Eccoti qui. Looks like you've recovered. Per fortuna stai bene. There are some things I need to discuss with you. Ti ho chiesto di venire qui perché devo parlarti. Quindi, caro Shuji, vuoi parlarmi? Please, have a seat. Prego, siediti. Oh, before that. Ah, ma prima. I believe I mentioned his name before, but this is Sanada-kun. Credo di averti già fatto il suo nome, ma ti presento Sanada-kun. Akihiro? Akihiro? Hey there. Akiko, sto a dire. Ok, let me start off by asking you this. Ok, per iniziare vorrei chiederti... Would you believe me if I said that a day consists of more than 24 hours? Se ti dicessi che in un giorno ci sono più di 24 ore, ci crederesti? Boom, coma! No, non ci crederei. That's a reasonable reaction. È una reazione comprensibile. However, you've already experienced this truth firsthand. Eppure l'hai già sperimentato in prima persona. Do you remember the night you first arrived? Ti ricordi la notte del tuo arrivo qui? You had to have noticed the signs. Avrei di certo notato i segnali. Street lights going out, things that stopped working, the inexplicable appearance of coffins. I lampioni spenti, cose che smettevano di funzionare, l'inspiegabile comparsa di bare, ma tu che ne sai? With so many things amiss, didn't it feel like you'd stepped into a different time? Con tutte queste cose fuori posto, non ti sembrava di essere in un tempo diverso? Ovviamente sì. Ma quindi tutti voi la vedete? That's the dark hour. A time period hidden between one day and the next. È l'ora buia. Un lasso di tempo nascosto tra un giorno e l'altro. Ok, nascosto. I guess it's more like something people simply aren't cognizant of. O per meglio dire, qualcosa di cui la gente non è consapevole. But the dark hour does exist, and it occurs each night at midnight. Ma l'ora buia esiste, e ha luogo ogni notte a mezzanotte. It will happen tonight and every night to come. Sarà stanotte così come tutte le altre notti. Normal people don't realize it, since they're all sleeping inside their coffins. Ah, quindi quelle bare sono tutta la gente, tutte le persone che non sono consapevoli dell'ora buia. But that's not what makes the dark hour so interesting. Non è questo che rende interessante l'ora buia. You saw them, those creatures. Tu le hai viste, le creature. We call them shadows. Le chiamiamo ombre. They only appear during the dark hour and attack anyone who roams free outside the coffins. Appaiono solo durante l'ora buia e attaccano chiunque vada in giro e non si trovi in una bara. It's our job to defeat them. Pretty exciting, huh? Il nostro compito è sconfiggerlo. Emozionante, eh? Akihiko, why are you always like this? Perché fai sempre così? You just got hurt the other day. L'ultima volta ti sei infortunato. Now, he does his work well in any case. Su, in ogni caso svolge bene il suo compito. Quindi, riassumendo la situazione, soltanto Akihiko e Mitsuru sono possessori delle persone. E ora ci sto anch'io. Mentre Yukari non sembra essere a suo agio con la propria persona. I'll get to the point.
Veniamo al punto. We are the specialized extracurricular execution squad. C's for short. Wow, siamo la squadra esecutiva extracurricolare specializzata. Abbreviato in S-E-E-S. C's. On paper, we're classified as a school club, but in reality, this group is dedicated to defeating the shadows. Sulla carta siamo un club scolastico, ma in realtà il gruppo esiste per sconfiggere le ombre. Wow! Mitsuru Kirijo-kun is the leader, and I'm the club advisor. Mitsuru Kirijo è il capo, io sono il tutor del club. Ora è tutto più chiaro. A shadow feeds on the mind of its prey. The victim becomes a living corpse. Le ombre si nutrono della mente delle prede, la vittima diventa un cadavere ambulante. Apathy syndrome. I'm sure you've heard of it. We sometimes refer to those who suffer from this as the lost. Avrai senz'altro sentito parlare della sindrome apatica. A volte chiamiamo le persone colpite da questa malattia i perduti. They're responsible for most of the incidents on the news, if not all of them. Sono responsabili di molti incidenti recenti, se non di tutti. Ok. E la polizia non fa un cavolo! Come le affrontate? Although rare, there are those who can function during the dark hour. Anche se capita di rado, durante l'ora buia certe persone restano sveglie. Some may even awaken to a power that enables them to fight shadows. In alcune si può perfino risvegliare un potere utile a combattere le ombre. Ok, quindi sarebbe questo il potenziale. Cioè, se si svegliano è un conto, se si svegliano e hanno il potenziale è un altro. Ma nonostante abbiano il potenziale, non è detto che riescano a sopravvivere alle ombre. That's known as persona. The power you called upon the other night. È la persona, il potere che hai usato l'altra notte. Shadows can only be defeated by persona users. Solo chi ha una persona può sconfiggere le ombre. That means you are the only ones who stand a chance against them. Quindi voi siete gli unici ad avere una possibilità contro di loro. Ok, capisco. I'm glad you're quick to understand. Bene, capisci al volo. What he's trying to say is we want you to join us. Oh, ok. Quello che cerca di dire è vogliamo che ti unisca a noi. We've prepared an evoker for you. We'd like you to lend us your strength. Abbiamo preparato un evocatore per te, ci farebbe comodo la tua forza. L'evocatore sarebbe la pistola? Ok, quindi io sono stato chiamato ufficialmente a far parte del SIS per combattere le ombre, quindi è questo lo scopo del dormitorio. Ma qual è il fine ultimo del SIS? D'accordo? I was afraid you'd say no. Temevo che avresti detto di no. I'm glad to hear you're on board. Sono felice di averti a bordo. Thank you so much, truly. Grazie infinite, davvero. Oh, I almost forgot about your room assignment. Oh, quasi dimenticavo, riguardo all'assegnazione della stanza. Why don't you just stay in the room you have now? Perché non resti nella camera in cui sei ora? I don't know what the hold up is, but I guess it worked out in the end. Ho capito, non so quale sia l'intoppo, ma direi che alla fine si è risolto. Hold up? But wasn't that... Intoppo, ma non era... Oh, never mind. Come non detto? Ho deciso di far parte della IS, della SIS, per combattere le ombre. Eh? Come? Sento una voce risuonarmi nella testa. Wow, che succede? I am thou. Thou art I. Thou hast established a new bond.
Ok. Thou shalt have our blessing when thou choosest to create a persona of the fool arcana. Ok. Creando persona dell'arcano matto. La Sis sale a livello 1. Era questo quello di cui parlava Igor. Formando legami sociali aumenterai il potere della tua persona. Che trofeo sbloccato, la squadra assistant. Sento crescere la mia forza interiore. Ricordo le parole di Igor sul potere delle affinità sociali. Well, that's all for today. Bene, per oggi è tutto. Follow up with you regarding our club activities. Proseguiremo dopo il discorso sulla nostra attività del club. Ok, consultare la terminologia. Alcuni termini e descrizioni mostrati in precedenza dei messaggi possono essere visualizzati accedendo al menu con triangolo, andando sul sistema e selezionando tutorial. I apologize for gathering you all here on your precious day. Chiedo scusa per avervi convocato tutti qui nel vostro giorno libero. Tomorrow is Sunday, so take some time to relax. Domani è domenica, prendetevi del tempo per rilassarvi. Well, then, shall we end this meeting? Bene, vi lascio a ben due fine se. Chi? You know, because it's the weekend. Se ci pensate. Shall we end? Shall we end? Get it? Io vai via. Ed è l'ora buia. Ancora, sì, perché tutte le notti è l'ora buia. Ragazzo misterioso, ciao, come stai? Signori, ma mi volete veramente in coma? Ci resto per tutta la vita se volete. E sei tu il ragazzo che mi ha fatto firmare il contratto non appena sono arrivato al dormitorio. Come sei entrato qua, Ciccio? I'm always by your side. Sono sempre al tuo fianco. Soon the end will come. Presto arriverà la fine. I remembered, so I thought I should tell you. Me ne sono ricordato e ho pensato di avvisarti. Ok? La fine? It's the end of everything. È la fine di tutto. Ho capito, ma a sto punto, vabbè. Ho capito. Coma. But to be honest, I don't really know much about it. Ma a dire il vero, non ne so molto. More importantly, it looks like you've awakened to your power. Ma soprattutto pare che il tuo potere si sia risvegliato. And what an unusual power it is. Ed è un potere davvero insolito. Power that takes many forms, yet is bound by none. Assume varie forme, ma non si lega a nessuno. It might even prove to be your salvation, depending on where you end up. A seconda di dove finirai, potrebbe anche rivelarsi la tua salvezza. Do you remember when we first met? Ti ricordi la prima volta che ci siamo incontrati? Sì, lo ricordo. I expect you to honor your commitment. Mi aspetto che onori il tuo impegno. I'm always watching you, even if you forget about me. Ti osservo sempre, anche se ti dimentichi di me. Ma che cosa vuoi dire? Ok, then. See you later. Allora ci vediamo. Ok. Ok, domenica 19. Hey, you in there? Hey, ci sei? Chi è? Sembra che abbia dormito fino a notte. If you are, could you come downstairs? Sanada Senpai is calling for us. Se sì, puoi venire di sotto. Sanada Senpai ci ha convocati. Così. Okay, he's here. So what's this about? Ok, è qui. Allora di che si tratta? Ma tu come ti sei vestita? Thanks for coming. There's someone I want to introduce.
Grazie per essere venuti. Voglio presentarvi una persona e mi hai svegliato per questo? Tanto io sono sceso vestito benissimo e non in pigiama. Dai, forza. Una persona? Chi sarebbe questa persona? Secondo questo affare è pesante. Io riconosco questa voce. Junpei? Why are you here? Junpei! Che ci fai tu qui? Don't tell me. Non dirmi che. This is Junpei Iori from class 2F. He'll be staying here from now on. Lui è Junpei Iori della classe seconda F e d'ora in poi vivrà qui. Io ti abbraccio. What's up? Come butta? He's staying here? Are you sure there wasn't some mistake? Vivrà qui? Siamo sicuri che non si tratti di un errore? Quindi non mi dire che è anche Junpei. I bumped into him the other night. L'ho incontrato l'altra notte. He has the potential, but he just awakened to it recently. Ha il potenziale, ma si è risvegliato solo di recente. I told him about us and he agreed to help out. Gli ho parlato di noi e ha accettato di aiutarci. Really? You have the potential? Sul serio, tu hai il potenziale? He found me crying like a baby at the convenience store. Surrounded by a bunch of coffins. Mi ha trovato al convenience store che piangevo a dirotto, circondato da un mucchio di bare. I don't remember much, but man, that's embarrassing. Non ricordo un granché, ma che imbarazzo. But he said that's, you know, completely normal in the beginning. Mi ha detto che è del tutto normale all'inizio. Like being confused, not remembering anything. Do you guys know that? La confusione è il non ricordarsi niente. Voi lo sapevate? Ok, a me non è successo veramente. Hey, what's with the tough guy act? È inutile che fai tanto il duro. You should know about it, since you're a persona user and all. Dovessi saperlo, visto che puoi evocare una persona. Man, I still can't believe it. Ma cavolo, ancora non ci credo. I had no idea you guys had this stuff going on too. Quindi succede anche a voi, non ne avevo idea. Well, I'm glad I'm not the only one. Wouldn't really want to be doing this on my own. Sono contento di non essere l'unico, non vorrei mai fare tutto da solo. You gotta be stoked too, right? Having me join? Sarei su di giri, eh? Ora che ci sono anch'io. Sì, Junpei, lo ammetto. Dammi la mano e saltelliamo insieme. What? Cosa? I guess. Diciamo di sì. Well, enough of the introductions. Beh, basta con le presentazioni. Now that our forces have increased. Ora che siamo aumentati di numero. Sì, saremo in 5. I think we're about ready. Credo che ormai ci siamo. Ooh, we gotta go do something? Oh, facciamo qualcosa? Sweetness. I'm getting pumped. Da paura, mi sto esaltando. With this many people, we could start checking out that tower. Ora il gruppo è abbastanza numeroso per visitare quella torre. Oh, you mean Tartarus? Intendi il tartaro? Tartar sauce? What? Salsa tartara? Cosa? It's a place that holds the key to understanding the dark hour. Or so we think. È un luogo che ci permetterà di comprendere l'ora buia, o almeno così crediamo. The key. Comprenderla, eh? The chairman will give us more details tomorrow night, so be ready. Domani notte il presidente ci darà ulteriori dettagli. Preparatevi. Lunedì 20. Il weekend è già passato così. Yo, sei pronto a spaccare culi? Sono felice di essere stato invitato a unirmi. E poi il dormitorio è super accogliente. Ma la parte migliore è che siamo gli unici in grado di affrontare queste questi nemici. Ok, forse devi calmarti un attimino. Beh, che ti aspettavi? Chi non sarebbe su di giri all'idea di combattere per la giustizia? Non è che combattiamo la giustizia, prima dobbiamo tentare di capire cosa sono queste ombre. Anche se, a essere del tutto sinceri, non ho la più pallida idea di cosa dovremmo fare. In effetti,
ma sicuramente lo scopriremo. Hanno detto che ci spiegheranno tutto. Pranzo. Sono a pezzi, stavo per addormentarmi. Mitsuru, avete un momento? Stasera, quando tornate al dormitorio, venite nella stanza al quarto piano. Devo dirvi una cosa. È già l'ora del discorso? Terrò i dettagli per dopo. Ci vediamo lì. Ok. Non è una che perde tempo. No, Gioia. Lei non è come noi, è sempre occupata, sai, con il consiglio studentesco e robe simili. Wow, Yucatan, do I sense my stealthy? Sento una certa ostilità. It's not that I don't like her, it's just... Non è che non mi piaccia, è solo che non saprei. Quindi tra Yukari, e Mitsuru c'è un pochino di... Pranzo dopo scuola. Okay. School days finally over. Finalmente la scuola è finita per oggi. Dorm, right? Ci staranno aspettando al dormitorio, no? Forza, torniamo. Così. Sera. Finally made it. Finalmente ce l'abbiamo fatta. L'incidente ha fatto ritardare tantissimo il treno. Fuori è già buio. Ultimamente sta succedendo spesso. La gente si butta sui binari. Maledizione, ma perché sta cosa? Junpei. Ok, siccome il video sta durando tipo milioni di anni, chiudiamolo qui. Per oggi, o meglio per ora, è tutto. Appuntamento al prossimo video. Ciao!